Bentornati con Kirby's Adventure Wii. Siamo giunti alla resa dei conti. Finalmente sconfiggeremo quel grosso drago che ha distrutto la lore e porremo fine alle sofferenze di Magolor. No, perché? Ah no, sì, giusto. Cioè, porremo fine alla sofferenza di Magolor. Non nel senso che lo finiremo, ma nel senso che lo salveremo. Prendiamo... no, voglio l'abilità foglia, non voglio quell'altra abilità. E finalmente siamo al boss finale di Kirby's Adventure Wii. Ma questo, se leggete il titolo, non è l'episodio finale. Perché? Lo scoprirete ben presto. Lo scoprirete alla fine del video, veramente. Perché ho altri episodi in mente, c'è altre cose da fare. Dopo questo, poi vedrete. Salve, drago. Landia si chiama il drago. Facciamo la super cosa. Ok. Adesso viene fuori di qua, vero? Allora, meno. Wow, siamo a metà vita. Wow. E vai. E non sto subendo danni, non ho ancora subito danni. Non vale un granché come boss finale, non è particolarmente epico. Però oh, qua per questo che ho usato l'abilità foglia, per schivare questo. Non conosco altro modo per schivare questa mossa. Praticamente loro quattro si passano questa palla di fuoco tra di loro, ma in modo casuale. E... e non trovo altro modo per schivare questa mossa. Ok. Oh, mi hanno tolto l'abilità. Non sparire abilità foglia, eh. Ok. Anche questa mossa non so come... ok, si è riunito. Oh, usa ventagliente. E toglie le abilità direttamente questa mossa, se vi colpisce. Quindi, occhio. Aia. Sono quasi morto usando l'abilità foglia. Ok. Visto? Come boss finale non vale molto come boss finale. Non è un granché. È molto deludente. Molto facile da battere. Boh. È finito il gioco. Vi è piaciuto? Ben fatto Kirby, la tua reputazione di grande eroe è più che meritata. Il tuo aiuto è stato fondamentale per sconfiggere Landia. Ah, è finalmente mia. La fonte del potere assoluto, la corona suprema. Non ha un titolo più figo, non lo potevano trovare. Avrebbero da tenere questa corona. Perché non faccio d'accordo, lasciatemi spiegare. Avrò sconfiggere la mia solo, ma penso che si sono sfuggiti sul Metallobot. Era stato allora che ho pensato. Ti avevo detto, fate sconfiggere la mia pastoria. Sì, stanno un genio, lo so. Mi hanno aiutato a imparare le scalarche, sei stato proprio gentile, sai. In ogni caso, io non ho mai risultato della mia tua pianeta. Anzi, la città adesso si pieghi al mio cospetto. Io sono il siete stati d'aiuto e questo bene che sono il primo. Preparati, Metallobot, sta arrivando il tuo nuovo imperatore. Guardate la faccia di DDD. Quanto è puccioso Landia. Troppo puccioso. Piace troppo. Yes. E siamo a cavallo di Landia. Mondo 8, un'altra dimensione. Yeeeeh, abilità Landia, metto in pausa perché ho preparato una scheda anche per questo. Abilità Landia, è un'abilità particolare che si può usare solo in questo posto. Vedete, può sparare proiettili e può... boh, può fare questa specie di smash. Chiamiamolo smash. È molto facile da controllare, vedete che non... cioè... è molto facile da controllare almeno. Ok, prendiamo un po' di stelline che magari qualche vita in più non farebbe male. Allora... ok, abbiamo preso la ciliegia per... e avete visto che quello non era il vero boss finale, Landia. Landia in realtà è buono, chi l'avrebbe mai detto? Landia è buono mentre Magolor... è il vero cattivo della serie. Ah, si può tranquillamente toccare la lava senza subire danni, eh. Però finire schiacciati non credo che sia una buona idea. E adesso continuerò a sparare. Ok, la vita magari la voglio. Ok, yes. Finire schiacciati o finire dietro un muro quando va avanti lo schermo non è una buona cosa. Wow. Questo pezzo... mi piace questo livello perché è molto bello. Mi piace. Mi piace perché è bello. Wow. La miglior spiegazione di sempre. Yes. E boh. Qua spariamo i pulsanti per andare avanti. Qua schiviamo queste specie di meteoriti che avrete senz'altro visto, perché ne ho beccato uno prima, che infliggono danni se toccati. Quindi non è una buona cosa toccarli. E qua c'è un altro cosciotto di pollo, vero? Muori. Premi. Ok. Premiamo gli interruttori. Perché se no moriamo. Allora, qua questa è una parte un po' difficile del livello. Bisogna stare dove ci sono le stelle, si è tranquilli. Wow! Piccolino il cristallo, il meteorite dell'altra dimensione, no? Yeah. Mangiamo perché ci piace mangiare. Comunque. Vediamo, cioè... adesso stiamo andando da Magolor. Perché... il vero boss finale è lui. Il vero boss finale. Yes. E la lore nera. La lore è un boss. Conta come un boss la lore. Qua basta schivare i suoi attacchi e beccarla. Allora, questo non so come schivarlo. Qua lo meniamo a sangue. E i remi non so come schivarli. Basta continuare a muoversi, credo, ma non sono sicuro. Oh, questo vortice. Basta stargli dietro e il gioco è fatto. Qua evitiamo quelle stelline. E stupida lore. Questo è il ringraziamento per averti anche aiutato. Ti abbiamo anche aiutato. Ti abbiamo aiutato. Abbiamo abbiamo sconfitto Landia per te, perché tu ce l'hai detto, ti abbiamo riparato la barca e tu ci ringrazi in questo modo, Magolor. Sei il peggior cattivo di sempre. Mena la lore, mena la lore. Ah, evitiamo il vortice. Evitiamoli in questo modo i remi. Ok. Guardate che l'abbiamo quasi ammazzata. L'abbiamo già quasi ammazzata. Dai. Muori. Wow. Scudo protettivo. Ha varie fasi questo boss. Vedete, già, siamo già alla terza fase del boss. Cioè, ci sono molte fasi. Dai. Su, che è quasi finito. Ok, siamo già alla terza fase, ma abbiamo sconfitto la lore adesso. Magolor è ancora in vita. E dopo ogni fase c'è un checkpoint, quindi se si sbaglia per caso a una fase non bisogna rifarsi tutto da capo, ma basta rifare solo l'ultima fase. Non c'è problema nello sbagliare. Yes! Vedete che Landia in realtà sono 4 draghetti, non è un solo drago a 4 teste, sono 4 draghi fusi assieme che formano un solo drago a 4 teste. No, povero Landia. Kirby si è salvato. Yeah, abbiamo ancora la nostra abilità foglia e ce la teniamo. Why not? E yes. Adesso siamo contro Magolor. Ma sto registrando, vero? Sì che sto registrando. Wow, da 12 minuti anche. Solo 12 minuti. Ok. Per questo boss è molto utile usare questa abilità della foglia. Io cercherò di non morire e di tenermi la foglia, perché veramente con la foglia si fa tutto. Perché veramente si può fare tutto con la foglia, perché è più facile con la foglia. Yes. Quei cosi si possono assorbire per poi rilanciarglieli contro. E ok. È utile fare questo con la foglia. Yes. Adesso si arrabbia. Ma cosa? Ma ha risucchiato l'abilità. Sto infame. No, non si possono ingoiare, non danno nessuna abilità. Bene, facciamo la vecchia maniera allora. No, non dovevo ingoiarli. E vai. Andiamo subito qua e torniamo subito indietro. Yes. Oh. Ah, lancia le Phoenix pure, non me lo ricordavo questo. Ah, fuck. Perché mi continui a schivare le... Mi continua a schivare tutte le mie mosse. Ok, le Phoenix le schiviamo in questo modo. Che se non l'avevate capito, questo è il... questo è il... era Magolor, il padrone delle Phoenix, se non l'avete capito. Ok, qua basta volare per evitare sto raggio, mangiare le 4 stelle, evitare di farsi colpire da questo, da questo attacco, sputargliele magari addosso. E boh, l'abbiamo quasi battuto. Manca ancora un colpo e lo battiamo. Qua basta correre in giro. È questa mossa, ma mi sono fatto fregare. Mi sono fatto... perché si pensa con la foglia che protegga da tutto, invece non è così. Vola! Evitare sto raggio come la peste. Dai. Ok, l'ho evitato, no? E vai. Siamo alla fase finale. Wow. Prendiamo il drago di fuoco, va. Vedete che non cambia neanche la musica. Yes, seconda stella è tolta. E ci toglie l'abilità mega. Visto? Non è facile come la Phoenix infuocata. Yes. Peccato, non è proprio il massimo usare la sfera magica contro di lui, però. Evitiamo come la peste questo attacco perché toglie le abilità. E non è una buona cosa farsi togliere le abilità da questo attacco. Yes. E ci toglie un'altra abilità. E ok, siamo con la mega spada. Dai. Questi li evitiamo così. E becchiamo lui, yes. Adesso quando spawna qua, colpo di grazia a Magolor. Squat. Yes. E Magolor was defeated. Ma non è ancora finita. 20.000 fasi questo boss finale, è credo il boss finale più epico di qualsiasi videogioco abbia mai visto. La foglia! Yes! La foglia! Sono morto. Wow, diventa meno epico sto boss se si muore però. Come tutti i boss. Qualunque boss, quando si muore, perde di epicità. Vabbè, non dobbiamo rifare la fase, la prima fase, dobbiamo solo rifare questo pezzo. Allora. Questo attacco basta evitarlo, basta evitare di stare davanti alle stelle. La lancia basta fare verso l'alto. Basta colpire verso l'alto con la lancia e si è a posto. Occhio qua adesso che si teletrasporta. Adesso volare. Dai. E siamo all'ultima fase, la seconda fase. No, questa è veramente l'ultima fase, ve lo garantisco io. Questo attacco non so come schivarlo, non chiedetemelo perché non lo so schivare. Si può, perché si può, qualunque attacco, è impossibile che fanno un attacco inschivabile così. Ok. Ah, usa le abilità mega questo boss. Usa le abilità mega. Ed è geniale che un boss di un gioco usi le tue stesse abilità. E ve le dà tutte, con questi nemici vi... Oh, adesso bisogna guardare il disegno e stare dove non c'è niente, dove non c'è il nero praticamente. Ok, menalo. Oh, questo attacco è odioso. Bisogna evitare i raggi. Ma è una fase in particolare che è difficile da evitare. Adesso cosa fai? La sfera magica. Yes, Magolor. È stato sconfitto, vero? Era veramente l'ultima fase come mi ricordavo, no? Sì, sta facendo troppe... Il gioco sta facendo troppe cerimonie per non essere l'ultima fase. E Magolor scompare nel nulla. Yes. Landia è ancora vivo. Sì, i giochi di Kirby non sono giochi in cui fanno morire i personaggi così. Non fanno morire i personaggi nei giochi di Kirby, di solito. Ci sono dei giochi in cui ci sono dei boss parecchio spaventosi o cose del genere. Ma far morire personaggi che io mi ricordi non succede mai, praticamente. Mai. Sono giochi che... Perché sono giochi a cui giocano anche bambini, per quello. Yes. Waddle Dee, Meta Knight. E DDD dov'è? Ah, eccolo. Con la faccia nella terra, wow. Caduto a testa in giù. Yes. Ti sta bene quel fiore in testa, DDD? Veramente. E vissero tutti per sempre felici e contenti. Dai, vieni fuori. No, non viene fuori la scritta fine. Crediti finali di questo fantastico gioco. Allora, ho già detto, questa non era la parte finale. Perché? Perché? Lo vedrete dopo i crediti. Ve lo spiego. Allora, no, per due motivi. Allora, prima di tutto farò le sfide subito, e le sfide non le chiamerò parti extra, le chiamerò parte... Le chiamerò parte X la sfida del volo, parte X la sfida della spada. Capito? Farò le sfide così. Non le so fare all'oro, mi sembra che è l'oro il massimo che si possa prendere, o forse c'è anche il platino, boh, non mi ricordo. Comunque non le farò al massimo, le farò al bronzo al massimo. Allora, il mio obiettivo è farle almeno al bronzo, perché così ha un minimo di... almeno è stata completata la sfida, così. E per il 100% bisogna prendere almeno il bronzo. Non serve prendere l'oro. Però, se ci riesco ben venga. Però non ci tento. Non ci tento. Se lo faccio per sbaglio, ok. Se lo faccio per sbaglio in qualche sfida, ma non lo tento neanche. E farò quelle che fanno parte della Let's Play. E dopo questo vedrete cosa farò dopo le sfide, perché farò anche altro dopo le sfide. Ve lo spiegherò poi. E boh, adesso vedrete. Comunque, intanto qualche nome, sono tutti nomi giapponesi che non conosco. A parte i pochi. Comunque, questo gioco, intanto vediamo qualche immagine, tipo i boss battuti. Ho fatto il 100%, comunque, intanto, il 100% di questa parte. Mancano le sfide, e una volta fatte le sfide ho il 100%. È l'unica cosa che manca. Vedete che questo gioco è un gioco in 3D, non è in 2D, è side scrolling, ma non è in 2D, come i giochi di Kirby da, mi sa, Kirby 64 in poi. Mi sa che è il primo in 3D, primo gioco di Kirby in 3D. Non hanno mai fatto giochi in 3D con movimento 3D, ma la grafica 3D c'è sempre stata. Cioè da Kirby 64, se non erro, c'è sempre stata la grafica 3D. A parte nei giochi per DS e per Advance. Vabbè, comunque. Wow. Questo è Metallobot. Questo boss. Wow. E questo è un gioco della HAL Laboratories. Gli stessi che hanno prodotto i Super Smash Bros. Praticamente. Per questo che... Io non lo sapevo. Quando ho giocato a Super Smash Bros. Non sapevo che fossero gli stessi creatori di Kirby. E ci ho giocato dopo Kirby a Super Smash Bros. Ho giocato solo a Brawl di quella serie, praticamente. E... boh, devo dire che mi sembrava molto atmosfera da Kirby. Ma non parliamo di altri giochi, parliamo... c'è uno Jesus lì in mezzo. Vabbè, non è quello Jesus, però è un altro. Vabbè. Noah Product Testing. Noriko Kaji. Christopher N. Hicks. Ringraziamenti speciali. Wow, questo è Magolor nella sua forma definitiva finale. Super mega iper uber, diciamo. Super mega overpowered o cose del genere. Managing Director Kazuhiro Yoshikawa. Yoshikawa è un personaggio di GTO. Se guardate quell'anime, guardatevelo. Vi obbligo a guardarvi quell'anime perché è stupendo. Comunque, o leggere il manga. Io ho visto l'anime. Io non leggo tanti manga. Cioè, guardo più anime. Mi piace di più guardare gli anime perché si vede di più l'azione in movimento. Non chiedetemi perché. Perché a tutti piacciono di più i manga degli anime. A me personalmente piacciono di più gli anime. Comunque, HAL Laboratories Incorporated e Nintendo. Sì, ciao anche a voi ragazzi. Fine. Capirete adesso perché c'è il punto di domanda. Vedete? Hai sbloccato la modalità extra, una nuova mirabolante avventura ti attende. E questa è la cosa che voglio fare. Hai sbloccato l'arena, preparati alla sfida. La modalità extra. Oh mamma mia, hai sbloccato la sezione suoni dove potrai ascoltare effetti sonori e musiche del gioco. Sbloccato altro no. Allora, vedete la modalità principale al 93% perché vi ho detto che mancano le sfide. Comunque tutte queste cose saranno delle parti extra. Cinema e suoni no, però farò queste tre, saranno tre parti extra. No, queste tre. Ma adesso tornerò in modalità... La modalità extra non la inizierò ancora, perché devo prima fare il 100% della modalità principale con le sfide. Alla fine devo fare le sfide. E poi inizierò la modalità extra. E la let's play è solo a metà, non è ancora... Non è neanche a metà. Non è neanche a metà, perché devo fare il 100% della modalità principale e poi farò il 100% della modalità extra. La modalità extra, vi spiego... Non è niente di eccezionale, è solo una modalità più difficile, è la stessa storia, uguale, identica, in modalità un po' più difficile. Però boh, voglio sfidarmi, non l'ho fatta al 100%, ma non sono bravissimo in modalità extra. È una sfida per me, boh, rifarla al 100%. Comunque farò il 100% anche farò anche la modalità extra, non sarà niente di che. Niente di che. E... boh, vedrete la modalità extra. Però la prossima volta inizio con le sfide. Non si chiameranno episodi finali, nessuno di quello. Si chiamerà episodio finale il boss finale della modalità extra. E poi le sfide della modalità principale extra. Le sfide della modalità extra saranno già extra. O no? No. Allora, le sfide della modalità extra vedrò come farle, se le farò prima del boss. Cioè, prima del boss fermo e faccio le sfide della modalità extra, poi farò il boss finale della modalità extra. E quello sarà l'episodio finale, e poi queste tre parti extra. Quindi, ci vediamo la prossima volta con le sfide della modalità principale. Farò una specie di menu, credo. Le farò a tipo menu sfide da scegliere. Vabbè, vedrò se farlo, se no è un video unico comunque. Bene, ci vediamo la prossima volta, spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, ai social network, anche Twitter, Facebook, fatemi domande su Ask se volete. Il forum è in stato d'abbandono ragazzi, perché non ci va nessuno. No, non vi obbligo ad andarci, se non volete non fatelo. Comunque, ci vediamo la prossima volta, ciao!